camminata del cuore da Casette a Conciardiano. Siamo con lo scrittore giornalista Antonio Cipolloni e ne cogliamo le impressioni in una giornata di sole e in una splendida incursione in un territorio davvero incontaminato, splendido, magico. È un territorio che ha messo a cuore perché è casa mia. A Grutti mia moglie c'ha casa e noi siamo sempre a Grutti. Io ho cercato di supportare questa iniziativa presa dal dottor Gentile di Grutti, dal comune di Conciardiano come città vocale, e devo dire che è stata anche per noi una grande sorpresa di partecipazione. È vero che abbiamo anche ordinato una bella giornata di sole e questo ci ha favorito tanto. Una bella camminata, tanti scorci, tanti paesaggi. C'è un luogo che ti ha colpito in modo particolare in questo percorso? Guarda, questo è un percorso che io conoscevo e conosco. Quelli che non lo conoscevano sono rimasti estasiati. Ci sono dei luoghi veramente belli, ci sono luoghi storici che stanno al di sopra della camminata che tutti si ripromettono di venire a vedere. Io ho avuto modo stamattina a Grutti di invitarli alla Madonna delle Grotte, alla Madonna dei Balzi, alla chiesetta degli Alpini, che sulle rocce è una veduta favolosa e una bella passeggiata anche per i bambini, quindi è salutare. Fantastico. E allora Antonio, chiudiamo con una dedica al tuo impegno di scrittura e di documentarista della memoria del nostro territorio. Sta per uscire un tuo libro. Sì, devo dire questo è il 12°. Riguarda la Prima Guerra Mondiale, cioè personaggi ed eroi sabini nella Prima Guerra Mondiale. È un libro che mi sta dando, prima di uscire, già tante soddisfazioni, perché ho avuto modo nella ricerca di conoscere personaggi che io non conoscevo nemmeno di nome, come, ne faccio uno solo, il generale Piacentini, che fu il sovrintendente generale che ebbe incarico dal re Vittorio Emanuele III di predisporre tutto ciò che occorreva per entrare in guerra, oppure Don Giovanni Minozzi di Amatrice, che va ricordato non solo per quello che ha fatto per i soldati su al fronte, ma quello che ha fatto successivamente per gli orfani di guerra, che erano tutti figli di gente che lui aveva magari confessato nel momento che gli dava l'estrema unzione, che gli raccomandavano la famiglia, la sorella, la mamma, i figli. Sono due personaggi favolosi. E poi insieme a questi Verdi Rossi, Costantino Palmieri, Trebbiani, tutti gli eroi di questo territorio. Da tener conto che la ricerca è stata per me molto laboriosa, perché Rieti non era allora provincia, quindi ho dovuto percorrere tre distretti, tre territori diversi: Abruzzo, Lazio e Sabina e Cicolano. E per chiudere, Antonio, allora diciamolo, quando e dove sarà presentato questo libro? Il libro sarà presentato il lunedì 29 ottobre alle ore 16 nella sala del Palazzo della Provincia. E la presentazione sarà curata dal presidente della provincia, dal superiore dell'organizzazione dei Minozzi, dal generale Andreotto, il comandante attuale della caserma Verdi Rossi, e dall'assessore Di Berardino e da Don Lorenzo Chiarinelli. Fantastico. E allora siamo... Vi aspetto tutti. E allora siamo davvero alla sigla. Faccio una dedica al sindaco di Conciardiano, Pierluigi Buzzi. Il sindaco di Conciardiano, guai a chi me lo tocca, anche perché è il figlio di un grande sindaco che era il suo papà quando io ero assessore. È un ragazzo pieno di buona volontà, molto intelligente, bisogna frenarlo perché è pieno di iniziative. Però ce ne fossero. Grazie davvero Antonio Cipolloni. Grazie.